Dai vini de VIP alla moda evergreen anni 60, passando per le degustazioni accompagnate da DJ set e musica live, è stata la Village Night della Dolce Vita ad incantare così la Land of Fashion di Fogliano della Chiana. Questa è la quinta edizione della Village Night, un'edizione un po' particolare che nasce con questo distanziamento dettato, obbligato, ma sicuramente non nasce con la voglia di non divertirsi, cioè quindi si viene qui, la voglia di aggustare del buon cibo, del buon bere, del buon vino. Dietro delle mie spalle vedete c'è uno stand di Bruno Barbieri, che quest'anno è proprio quello che caratterizza il Village Night, o meglio l'abbinamento di un grande chef con i grandi vini del territorio e non. La cosa dei vini dei cantanti quest'anno è stata voluta proprio perché, per non creare assembramento, non abbiamo potuto portare la musica, e quindi ho detto vabbè, non ci sono i cantanti, facciamo decantare i vini, e quindi siamo andati alla ricerca di vini di Boccelli, dei vini di Sting, che sono tutti vini del territorio toscano. Chiaramente non abbiamo lasciato fuori il grande Albano, i vini di Albano della Puglia. Poi ci sono vini anche di stilista, c'erano i vini di Cavalli, di Roberto Cavalli, anche lui qui un vigneto in Toscana, e i vini anche di Michele Placido, che è un pugliese, una cantina giù in Puglia. Una serata magica, ovviamente nel pieno rispetto delle norme di distanziamento e con il puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione personale. Ci siamo impegnati tanto per far sì che da parte nostra non mancasse nulla, sia dal punto di vista della prevenzione a tutti quelli che sono i rischi di serate che potevano essere come questa, sia dal punto di vista appunto della parte estetica. Siamo soddisfatti del risultato, la piazza è splendida, le persone si stanno divertendo, c'è il numero giusto di persone per far sì che non incorriamo in nessun tipo di problema, e dal canto mio, che è la prima volta per me di quest'anno, la mia prima edizione, sono soddisfatto perché, come abbiamo sottolineato, avevamo un grande nemico da cui combattere.